Good evening, ladies and gentlemen, anche oggi, come la scorsa settimana, un altro appuntamento con il Ripper React, un altro appuntamento con la nostra povera Faya Chan, che abbiamo già torturato la settimana scorsa, e la tortureremo in maniera un po' più leggera, ma la tortureremo uguale, perché oggi le faremo vedere la top 30 delle mosse dell'Aerial Assassin, Will Osprey. Chi conosce l'ambiente, chi bazzica, sa di cosa stiamo parlando. Chi non lo conosce, lei, io, sarà sicuramente soddisfatta e sorpresa. Quindi direi che senza indugiare possiamo cominciare immediatamente. Stai per vedere una raccolta delle mosse di Will Osprey. Will Osprey è considerato uno dei migliori pesi leggeri al mondo. Okay. Proprio un acrobata alla massima potenza. Ah, bene, perfetto. Quindi quando vuoi partire? Vado, ok, allora. No, sono pronta. Sono pronta per soffrire. Speriamo di no, sono. Posso soffrire. Ecco. Oddio. Lui è meno violento, però. È artistico. Fa queste capriole. Ah, ok. Mi piace. Questo mi piace. Sembra che balla quando... Sembra che balla quando... Bella canzone, adatta. Oddio! C'è! Questo è molto meno violento. Ah! Mi rimangio ciò che ho detto. Aia. La schiena! È meno violento, ma fa male comunque. Ma balla! Invece di... Aia. Oddio. Però è bravo. Fa queste capriole. Aia. I calci in faccia. È raffinato quando dai i calci o... Mi piace molto in realtà, meglio degli altri. Aia però. Ma come fa? Però bello questo. Poi non ne sbaglia una, sempre perfetto è questo. Ah, com'è messo? Ah, deve fare troppo male però questa cosa. Non me l'aspettavo. Vabbè. Di cosa parliamo? Il braccio di quello si è girato. Che male. Oddio. Mi chiedo come faccio a fare quei salti. Al numero uno. La testa però. Ah. Che bella però. E poi lo raccoglie anche perché... Ovvio.
Allora, questo era già un po' meglio, sì. Direi proprio di sì. Mi è piaciuto molto di più, a parte che era molto più raffinato, faceva quei salti un po'... Non lo so, sembrava leggiadro. Però, ahia, fa male comunque, cioè la testa. Il succo sembra quello. Peccato, mi chiedo, come fanno a spaccarsi le costole quando si danno tipo quelle capriole così? Che male. Proprio vola. Poi ha il vestito da ape, perché ce l'ha nero e giallo, e quindi è abbinato, perché vola, quindi quando fa le capriole, quindi... Ispirato alla pemaglia sicuramente col vestito. Bene, però dai, questa volta ho sofferto meno. E questa invece era la top 30 di delle moves di Will Ospreay. L'ha apprezzata particolarmente, sì, ho visto. Almeno questo un po' meno violenta. Sì, quindi è un artista, il mio preferito. Magari sotto banco ti giro qualche altro link di qualcosa di un po' più ampio. Direi che abbiamo finito per oggi. Ti ringrazio ancora una volta, Faia. Ancora una volta, come la settimana scorsa, il suo cofo, il suo patron, buttateci un occhio, anche qualche soldo, che male non fa. Ti do un biscotto. Ragazzi, è l'affare della vita. 20 euro di Patreon in cambio un biscotto. Cioè proprio. Ma Jessica Nigri chi proprio? Invece, per aiutare me, non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi. I'm Jack the Ripper. E se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.